Grazie. Abbiamo occupato tutto il bar, va benissimo, va bene. Serata collettiva, serata con letture di poesie dedicate ai quadri esposti. Ci siamo quasi tutti, è un bel buon segno, perché qua è una cosa che mi piace molto. Va bene, iniziamo con le letture di Francesca Ferrari. Abbiamo stasera un ospite che è Fabrizio Buzzi, che è il figlio della Francesca, quale ci accompagnerà gentilmente con la chitarra di sottofondo e finalmente faremo una cosa semiseria. Benissimo, allora il microfono alla Francesca. Questa poesia per il quadro di Claudio Sgarbi, Vecchio terrazzino, che deve essere lì. Adesso vado, mamma, non lo so. Ritorno a te. Mi manchi e mancherai, ora che il tempo è andato, ti amo sempre, per il paniere colmo di carezze col quale mi hai nutrita. Adesso sei vicina ma ti perdi, nel mio inseguire compiti e tramonti, e dimmi il tuo segreto d'essere sola, nel volo breve e duro di una vita. Senza la mano, il cielo conquistato è immenso e ti profuma di pulito. Ma quante volte il buio avrà svegliato il sogno di un abbraccio sul tuo fianco? Zampilla una fontana di parole da questa sepoltura, da queste spoglie adulte che conosci, vestite dei colori dell'estate. Non ho dimenticato le petunie, i tuoi gerani rossi sul balcone, ma innaffio ormai soltanto le tue sere, sperando di dormire un po' di più. Ho smesso di sognare, voglio urlare, la voce muta e rotta che ho di dentro, che il giorno non ne ha più, mi asciugo e canto, ma se mi chiami, giuro che mi fermo. Adesso vado, mamma, non lo so. E questa si intitola È lo stesso ed è per il quadro di Lella, Senza voltarmi. È lo stesso. Pezzi di vetro, scaglie di specchi, briciole di calce. Cos'è crollato? Non un graffio sulla mia pelle candida. Nel silenzio spettrale un viso trascolora. È il mio? Un formicaio di figli, sugge mammelle. Non fermo il passo. A destra e a manca li scanso. Da qualche parte c'è un uomo. Meglio fermarsi o esaurirsi in tentativi. Farsi bastare il pane rimasto nelle tasche fino al tramonto, o fuggire alti, amarsi vivi. Buonasera a tutti, scusate ma non ho i fogli e quindi leggerò dal cellulare. Allora, la prima poesia si chiama Fantasie ed è dedicata alla fotografia di Elisa Barbolini, Trasparenza in verde. Non voglio parlare solo dell'affanno quotidiano, di piedi sporchi di terra, di lacrime, di fatica, di rabbia, di sguardi spenti e stanchi sorrisi, di passi affrettati, di porte sbattute, di finestre rotte e stanze buie,
di corse sfiancanti oltre il tempo e lo spazio. Voglio dar vita a desideri, a piccoli e grandi progetti, a emozioni inseguite e perse, a risate improvvise e follie possibili, a paesaggi della mente, a luoghi improbabili, a vestiti colorati e fuori moda, a capelli al vento, a mani che volano verso il cielo, perché la fantasia è una casa senza pareti, nella quale ognuno può lasciare la sua valigia gonfia di sogni. La seconda poesia si chiama La semplicità ed è dedicata al quadro di Claudio Sgarbi, Il Poggio. Se penso alla realtà che viviamo e alle sue mille facce, difficilmente intravedo la semplicità, anima dei tempi passati, orgoglio degli individui, manifestazione di sapienza, armonia cercata. Le complicazioni ne hanno preso il posto, con il risultato al contrario. Confondono, depistano, affaticano e allontanano. Perdute le tracce del sentire semplicemente, del dire le parole vere e forti, del rispettare l'età nella vita, dell'ascoltare la direzione dei venti, del vivere annusando la terra, del riposare sotto gli alberi, del distinguere i rumori di strada, del costruire solidi muri, del profumo del pane caldo, della biancheria lavata con sapone, del calore di corpi familiari, dei giochi senza orario in cortile, dei racconti ascoltati con meraviglia, dell'eleganza fatta di discrezione, del sacrificio che porta alla conquista. Mi domando se è ancora possibile tornare a guardare la vita con lo sguardo dei semplici. Se il microfono tieni più in basso fai piacere a tutti. No, non è meglio, è peggio. Più su, più lungo il microfono. Piazza da voi, grazie. Vai. Allora, la terza poesia si chiama I miei passi ed è dedicata alla foto di Elisa Barbolini a Trazione Giallo. Non sono innamorato di te. Quelle cinque parole rimbalzano da una parete all'altra del mio cervello. Il mio cuore le respinge. I miei occhi li hanno visti torneggiare. Hai scelto lei, che non ti ricambia, che ti fa aspettare, che ti fa soffrire. Cammino per strada da ore e ogni passo risulta sempre più pesante. Percorro questo tragitto nella speranza di allontanarmi da te. Guardo il tramonto lontano, voglio arrivare laggiù per appoggiare il buio di questo dolore sulla luce di quei magnifici colori lontani, poi tornare a casa con lo sguardo e il passo finalmente diversi e liberi di te. Allora, l'ultima si chiama Vivere ed è dedicata al quadro di Claudio Sgarbi, Alba Rosata. Mi sto allontanando dalle storie dei libri, sono troppo immersa nel liquido dei miei giorni. Voglio viverli con tutta l'intensità di cui sono capace. La vita ti immerge in te stessa sempre e quando provi a staccartene puoi solo scivolare nel buio. Prigionieri di noi, nel bene e nel male, ci è concesso fuggire solo nel sogno. Guardo il volo di un gabbiano andare oltre l'orizzonte e mi sento infinitamente piccolo. Ok, grazie Mirella, speriamo che la prossima volta parli un po' più forte, così la sentiamo perché si è confessata invece che leggere le poesie, va bene. Adesso chiamo qua Stefano Benati, mi raccomando Stefano, non me la vosa. La prima è dedicata alla foto di Elisa Barbolini, Attrazione in Giallo, si chiama Via Venere. Cercavo di leggere nei tuoi occhi, volevo rubarti i pensieri, ma il sorriso ti illuminava e mi regolavi la gioia che volevo. Niente celava il tuo sguardo, quando liberavi la tua anima e mi regalavi la sensazione di volare nello spazio
infinito del cielo. Balzavo sulla punta delle stelle, sulla coda delle comete, nel buio della notte, nell'azzurro del giorno, sugli anelli di Saturno e spiegavo le ali verso il misterioso Plutone. Sognavo ad occhi aperti, da pianeta a pianeta, fino ad arrivare al più bello, quello che mi parlava di te, mia Venere. La seconda è sempre la foto di Elisa Barbolini, trasparente in verde, la mia adorata bassa. Com'è bella la mia adorata bassa, illuminata da un sole splendente che fa apparire le gocce di rugiada, un tappeto luccicante di pietre preziose. Le foglie multicolori degli alberi si aggrappano ai rami degli alberi ormai spogli. Verdi germogli escono dal terreno e promettono farina e pane per l'anno che verrà. Come amo questa mia bassa, lacerata dalla paura del tremore della terra, dall'impeto di fiume, dalla forza del vento, disperata, spaventata e lacrimante, ma sempre pronta a rimboccarsi le maniche e a ripartire. Oh mia accogliente bassa, vivo in te, lavoro in te e in te ripongo speranze e aspirazioni. E quando verrà il momento, terra sono e terra ritornerò, sparso nelle tue ampie distese, a respirare il profumo della campagna. In te abbraccerò il sonno eterno e anch'io sarò parte della mia barocca dorata bassa. Allora, per favore, un bel applauso sia a Stefano che a Mirella, perché sono Stefano, è la prima volta che tutto sommato è andato in una scaletta bestiale, come ho fatto io la prima volta che ho letto, perché sembra non vedevo l'ora che finisse. Esattamente, bravo. Invece la Mirella, anche lei ha bisogno di essere un po' sladinata, però complimenti perché le quattro belle poesie tutto sommato mi sono piaciute. Anche lei ha bisogno di un buon... Fatti un bel applauso, sono grazie. Adesso chiamiamo una femmina, Nerina. Nerina, mi raccomando il microfono. Buonasera a tutti, la prima poesia, Idillio, Claudio Sgarbi, vecchio terrazzino. Una piccola baita, un balconcino fiorito di gerani, i pini intorno ad ombreggiare. Nel fitto bosco un rusello gorgoglia, fresco, e rinnova la canzone del tempo. Un lampo, una coda di scoiattolo, un tonfo, una pigna caduta. Se esiste la bellezza, perché tanto orrore? Se esiste la pace, perché tanta guerra? L'addio, Lella Casolari, senza voltarmi. Accompagnami ai piedi della montagna e salutami con parole d'amore. Soffermati un poco a parlare, ascolterò poi il silenzio delle vette. Accompagnami ai piedi della montagna e abbracciami forte, tienimi stretta come fossi una fanciulla. Il vento dopo soffierà fra gli abeti. Accompagnami ai piedi della montagna e versami un bicchiere di vino. Brindiamo al nostro tempo. I ghiacciai di alta quota mi aspettano. La scelta, Lella Casolari, il massettificio, lavori in corso. Ci guida la scelta fra il bene e il male, la solidarietà e l'egoismo, l'onestà e la delinquenza, la lealtà e la finzione, il rispetto e la sopraffazione, la vita e la morte. L'amore non è cieco, la fede non è un obbligo, il sacrificio è una scelta, la giustizia è una scelta, la libertà è una scelta. Noi possiamo decidere. Cambia il prezzo da pagare. Alcuni hanno dato la vita. Rugiada. Elisa, trasparenza in verde.
all'orizzonte solo le notti degli altri. Posati sulla mia fronte, rugiada, e assapora il mio miele, con labbra di fuoco, con tocco d'amore, amami. Lascia che il giorno mi sorrida, preparami la colazione, versami il caffè. Sono in sosta all'autogrill della mia vita, non so usare queste ali. Annego nelle tue gocce la solitudine e rinfresco come erba i miei pensieri. Dopo potrò riposare. Sempre Elisa, attrazione in giallo, il mio giardino. Il mio giardino è un piccolo mondo, è la fuga assolata della lucertola, è la pungente timidezza del riccio, è il volo goloso dell'ape. Il mio giardino è un luogo di pace. Ho piantato ulivi della Palestina, mirti della Siria, ibiscus di Israele, acavi africane e limoni di Sicilia. Il mio giardino è un rifugio per il piccolo profugo, per l'esiliato, per il migrante, per lo straniero e per te, amore mio. Sempre Elisa, sonno di equilibrio. Equilibrio. Ballerina sulla corda, nera si staglia al chiaro della luna, il piccolo ombrellino volato in un campo di papaveri. Sguardi di fiordaliso alle finestre, rugiada di pensieri sul sentiero. Una lontana melodia accompagna la traversata. Spighe di grano maturate al pianto, soffice tappeto per il volo. Rondine d'autunno alla partenza, nera si posa sul filo d'orizzonte. Il fruscio atteso diverrà presto nube nera. Pensieri al bivio, onde di un cuore incerto, in equilibrio. Claudio Sgarbi, Alba Rosata, per un'amica. Ti ho cercato nel mio passato ed eri presente, a stupirmi, ad allungare una mano, a non lasciarmi andare a fondo. Hai raccolto la tua vita dentro anfore d'amore, per non disperderla, per farne offerta alla divinità delle tue notti insonne. Sigarette divise fra di noi come sogni, risate e canzoni per cavalcare uragani, oltre un dolore immaginario, oltre, verso un'alba che ha dita di rosa. Oggi indossiamo abiti di seta e abitiamo il futuro. La mezzanotte non ci sorprenderà. Grazie Nerina. Adesso passiamo il microfono ad Alberto Rizzi. Grazie per essere qui. Allora, per Femminino Sacro ho riassumato una poesia da una raccolta del 2008 che si chiama Luna Calante ed è appunto dedicata all'argomento. Ci sono due parole che probabilmente non conoscete, che sono forfe, che in dialetto rodigino vuol dire forbice, e ugate, che è il participio passato dal verbo ugar, cioè affilare, quindi ugate vuol dire affilate. Luna calante. Pallida madre, io prendo tempo, prendo misura. Non è contro i tuoi veri figli, miei fratelli, che il gesto di rigo e soppeso di questa forfe vigorosa ora, oppur di sega o di mannara, da mano e pietra esperte, amendue alla bisogna ugate. Credimi che solo addestro ogni mio muscolo, il mio occhio, per il tempo gramo che verrà. Madre, così pallida, inclita sposa a tutto ciò che non si libra, che non si merge,
tu sola conosci e prevedi il conto del sangue a venire. Saremo pronti? Su quale scelta cadrà il guardo nostro quando ascia e sacrificio saranno in bilico sui piatti? Vedi quanti uomini nascono, scordando già i tuoi lombi prima del loro primo passo. Vedi come tue nozze abbia non già per prima volta preparato, con brivido suppongo, o col socchiuder l'occhi proni, perché così, prima o poi, era dovere che accadesse, questa stirpe odierna di Caini, letto di spine. Prego, dopo questo sudore, dopo l'altra acqua che lo lava via, prego, mandami avvolto nel sonno un segno di speranza. Madre pallida, madre dura, madre d'ombra, terra, con un ultimo fiato che sa di giorno sfinito a sera, taglio un ultimo ramo, cui flessuosità di salice non salva vita. Dopo, ogni cosa poso. Riuscirò un cerchio d'alberi vedersi alzare, invitto seppur giovane e basso, a misurare dal cielo la distanza, tentare a forza di sue foglie la speranza? Attendo quel giorno, sforzerò il passo da arrivarmici, tempo mio contro tempo d'altri, la fretta di vili subumani, lo costruirò ogni giorno, equilibrio d'operosità e riposi, un tendere la mano ad altri simili a me uomini, ipotesi novella che rinnova cuore, ma certezza appena là da venire. Grazie. Per Odissea, che è là in fondo, ho scritto questa breve poesia che non ha titolo. Non fosse per quella linea, quel confine da te stesso trascritto, saresti ovunque, scelta o paura, e quei colori dentro te liberi, nel tuo rimbalzare contro muri, rimangono a sfida di infinito labirinto, maraviglia. Grazie. Grazie Alberto. Adesso chiamiamo Giusy Stefani, che è lì che scalpita. Non ti ho vista lì che scalpitare. Assolutamente no. Buonasera. È l'ora di andare. È abbinato a Senza voltarmi di Lella Casolari. È l'ora di andare e mi sento morire. Mi allontano per via di solitudine e ti cerco sulla soglia di un mare infinito. Aspetto che si dissolva il tormento che ruba la luce agli occhi. Guardo le stelle, vorrei lasciarne una all'angolo di un tramonto. Vorrei rubarne una e lanciarla lontano, dove danzano le fate, nel bosco degli aranci. È l'ora di andare, ma è la sera, questa sera che profuma di incenso, che si può cantare. Questa sera non mi puoi ascoltare. È l'ora di andare. Io so che domani gli angeli dormiranno sulla neve. Io so che nel bosco delle aranci sentirò la tua canzone. Grazie. Settembre distratto, abbinata alla trazione in giallo di Elisa Pargolini. Questo niente, la luna canta sulla strada del mondo dagli incontri dimenticati. Canta e requeta e si porta via il cuore. Io cammino sui passi del vento
e regalo al mare pensieri dispersi. Guardo il cielo, avvolta da un silenzio di foglie gialle come la rosa dal profumo di rame in un settembre distratto. Resta un raggio inatteso e lontano come un cristallo di ghiaccio. Torno sul prato di quando ero bambina e resto qui, sola, più sola di sempre. Sottile nostalgia di un vento che non torna più. Canzone per Femminile Sacro di Lella Casolari. Come improvviso vento ti ho sentito addosso. Hai ballato sul mio giorno per tutto il tempo, improvviso come un cielo di pioggia. Mi canti tra i pensieri e l'attimo di sole, mi canti sulla rosa di maggio, sul profumo di un colore scuro, sui giorni che corrono veloci e non lasciano un saluto. Mi canti tra il profumo acceso tra le mie mani e tutti i denti della sera. Sai toccare la mia mano anche se giochi ogni giorno su strade di distanza, acqua limpida dove scendono le stelle. Io ti ritrovo lì fino all'ultimo grido. Mi canti come la nostalgia di un domani aspettato, come l'unica rosa che mi bacia gli occhi. Mi canti l'amore dell'infinito, lontano stanotte come ogni notte, mi baci sulla porta del vento da un altro silenzio. L'ultima, Verdi, per Trasparenza in verde di Elisa Barbolini. Verdi, i miei occhi. E sono verdi le sere che non ritornano, sono verdi le acque di un mare turchino. Verdi, le colline che dipingeva mio padre, quasi velate di nebbia e lontane. È verde la vita nel silenzio della luna, verde il profumo dell'addio reciso come una rosa in una sera di maggio. Guardo e ti cerco in questo niente con gli occhi di un tempo, verdi. E su questo sipario che ride, io nascondo il tempo del gelo, mentre fuori, oltre la finestra, canta un cielo verde su prati d'infinito. Mi perdo con gli occhi di bimba sul colore di un sogno. Piove. Così anche le foglie verdi riflettono bagliori d'argento e un violino accarezza il tramonto di una sera fratante bagnata di malinconia. Grazie Giusi, Giacomo, vieni pure. Io
Buonasera a tutti. Allora, la prima poesia la voglio dedicare al quadro di Sgarbi, Il Poggio. Mi ricorda il paesaggio tipico delle nostre montagne, in particolare di Fanano e Fiumalvo, famosi per avere queste coperture a piagne, cioè i tetti sia di Fiumalvo che di Fanano sono tutti grigi, non trovate tetti rossi. È obbligo da parte del comune proprio di costruire in quel modo. Sono lastre di arenaria, no? Appoggiate sui travetti e che rendono il paesaggio un po' particolare. Ha questo quadro ho dedicato Frignano, che è una poesia che avevo scritto quando avevo 17 o 18 anni. Dalla vetta del cimone dominata, il panaro che porta le tue acque lontano, di verde in tanti toni colorata, piccola regione, terra del Frignano. Di cose povere e belle da sempre ricca, laghi d'acque pure, specchi di fagge e abeti. Dall'erba e dai muschi qualche lastra spicca, lamponi e mirtilli ricoprono le tue alte pareti. Piccole paesi, case sparse, vie tortuose, che hanno visto tanta gente emigrare, e dopo il lavoro e vite avventurose ai luoghi mai scordati felice ritornare. Dovunque fontane dai chiari zampilli, dai comignoli fragranza di piatti umili e gustosi. Crescentine, gnocco, borlenghi e tortelli trasformano ogni pasto in momenti festosi. Terre e castelli raccontano la tua storia, piena di artisti e di grandi condottieri. Chi t'ha conosciuto ti tiene in memoria, bella come sei, grazie ai tuoi figli di ieri. A Elio Caterina, la poesia Odissea, ho dedicato una breve poesia che si chiama Vagare senza meta, che è un po' la metafora della nostra vita quando non sappiamo dove andare a parare ma continuiamo a camminare e a fare le stesse cose tutto il giorno. Lungo percorso senza itinerario, irto di ostacoli e di difficoltà, le vele sempre gonfie al vento che ti spinge dove non si sa, sbarcare ogni volta su terre diverse da quelli del tuo immaginario, e tante sono le occasioni perse che descrivi sempre sul tuo diario. Appare un'altra spiaggia, forse sarà questa la meta? La fede sempre ti incoraggia, ma il dubbio sempre ti inquieta. Al quadro sempre di Elio Caterina, Figura, una figura indefinita dei contorni incerti, ho dedicato una mia poesia che si chiama Ombre sul mare. Ho messo male il... Aspetta, ma dovrò... Ok, risolto. Allora. Ombre sul mare. Ho provato a immaginare di trovarmi in riva al mare, la tua mano nella mia e restare lì a guardare lentamente le nostre ombre che si allungano sulle onde e dietro noi all'orizzonte lentamente il sole scende. Puoi tenerti qui vicino fino a che verrà il mattino e tenerti tra le braccia con la sabbia per cuscino, risvegliarti coi gabbiani che già volano lontani carezzando i tuoi capelli dolcemente con le mani. Altro quadro di Sgarbi, Vecchio terrazzino. A me ha ricordato quelle belle cose di una volta. Ho dedicato questa poesia, che è dedicata proprio a quelli che hanno i capelli grigi, e si chiama Grazie ragazzi del secolo passato. La mia generazione è sempre malcontenta, sempre più convinta che non vada bene niente, perché da contentarsi non vuole sentire ragione e ha abbandonato ogni tradizione. La mia generazione pensa all'apparire
e senza cognizione spende nel vestire, nelle grosse automobili, nel cellulare e si trova sempre piena di rate da pagare. Ma se penso a mia nonna che tira la sfoglia con tanta di quella voglia che fa meraviglia, e se guardo quell'uomo anziano coi capelli color argento, coltiva il suo orto ed è sempre contento. Grazie ragazzi del secolo passato, grazie per tutto ciò che ci avete dato. Bisognerebbe imparare dalla vostra umiltà e venire un po' a scuola per capire come si fa. Grazie ragazzi del secolo passato. Siamo alla penultima e quindi non... Allora, senza voltarmi, di Lella Casolari, anche questa, dedicata a chi cerca nell'infinito qualcosa che non sa se riuscirà a trovare. Ho dedicato spiccare il volo. Vorrei mettere le ali e poi spiccare il volo, vedere poi dall'alto se son rimasto il solo, a credere ai principi che la storia ci ha insegnato, a sperare che il futuro sia migliore del passato, volare tra i pianeti, vagare senza sosta, cercando tra le stelle la solita risposta, se è vero che la pace e la giusta serenità può darle questa vita oppure l'aldilà. È un dubbio primordiale che resta inappagato, perché dall'aldilà nessuno è mai tornato. Ultima poesia dedicata a quel bellissimo bocciolo che si vede. Il quadro si chiama Attrazioni in giallo di Elisa Barbolini, fotografia. E ho dedicato questa, l'ultimo bocciolo. Stamattina guardando il giardino mi sono accorto che gli ultimi non finiscono più, perché ce ne sono sempre, e siamo in gennaio, e siamo quasi in gennaio. Pensate che 3 giorni fa ho trovato dei funghi, è una cosa veramente incredibile. Allora, l'ultimo bocciolo. I colori dell'autunno cambiano aspetto al mondo, le foglie delle viti da verdi a rosseggianti, poi osservi l'acero, d'arancio e d'amaranto e tutte le altre piante, cespugli o d'alto fusto, varianti tra l'ocra e il giallo ed il marrone. Dai cumuli di foglie caduti sul giardino, una rosa dona un ultimo bocciolo che tenta di sbocciare e di aprire i suoi petali, in contrasto con la nebbia prima che cada la neve. Adesso chiamiamo qui Vanna Bassoli, non se l'aspettava, pure ormai è il tuo turno. Per la trasparenza in verde, spero che tutti l'abbiate vista, è la foto che è dietro alla colonnina di Elisa Barbolini, ho scritto impenetrabile. Ti lasci scivolare addosso la vita, gioia e dolore non lasciano traccia, e intanto attraversi come una meteora un attimo di eternità. Per Odissea di Elio, Silvia ha scritto Il viaggio. Sono io la stella che libra nel buio, e il buio avvolge il mio chiarore. Sono l'isola colorata che spazia nel mare, e il frammento che l'acqua soffoca con il suo manto. E nel silenzio sento le grida del mio dolore e vivido il vociare della speranza. Per Odissea di Elio, Roberto Roganti ha scritto Rimpianto. Verranno tempi migliori, e intanto si rinuncia, e a forza di rinunciare muore anche la voglia. Quello che si sarebbe potuto fare viene rimandato al dì del mai, e intanto il tempo
trascorre inesorabile e noi perdiamo i pezzi cammin facendo. Ci ritroveremo poi tutti al mare, sull'ultima spiaggia, consci di esserci smarriti nei gorghi del tempo. Roberto ha scritto anche Mistero per Femminino Sacro di Lella. Immane dolore quando se ne vanno padre o madre. Incolmabile vuoto previsto, inevitabile. La ragione lascia spazio al pianto copioso liberatorio per un addio atteso non accettato. Il mistero della morte incombe sulla vita, ci accompagna mano nella mano fino all'ultimo ignoto respiro. E ancora Roberto Rogatti ha scritto per Sonno in equilibri di Elisa, Empatia. Mentre dormi poso una mano fredda sul tuo caldo corpo nudo, la lascio scorrere sulla liscia superficie, poi la ritraggo, felice di averti carpito l'amore. Allora, adesso i vertici dell'associazione. Paolo Morandi, il vicepresidente. Ti ho tenuto a posto in fondo. Grazie dell'onore. Sul quadro di Lella Casolari, Senza voltarmi, tempo. Tempo di lasciare andare tutto e tutti. Tempo di osservare da lontano. Distaccati. Tempo di ascoltare. Una musica che è solo vibrazioni, il cuore che batte, il sangue che scorre nelle vene e la testa tra le nubi. Tempo. Tempo di aspettare. Soli. Immobili. Sul quadro di Elio Caterina Fiori, Sfiorire. Dopo aver dischiuso i petali all'ultimo sole e mostrato lo splendore che solo la passione dona, nascondo lo sfiorire dietro a un lungo addio. E posso solo chiedermi quando succederà ancora che un nuovo fiore sbocciando mi dilani il cuore. Sul quadro sempre di Elio, Alba Rosata, Crepuscolo. Già si confondono le ombre nel crepuscolo imminente. Mentre attonita io sento l'infinito che mi avvolge e mai le mie stupide pene, come ora, mi sono sembrate formiche ai piedi di un gigante. Eppure mi tortura senza tregua il cuore. Grazie, adesso tocca a me. Allora, se non avete fatto caso, io l'ho scritta una per tutte le opere scritte, ne ho recuperato una per tutte le opere esposte. Peraltro la banda si è dimenticata di leggerne una. I guardi sul terrazzino di Claudio. Ma ce l'ho io. Comunque te l'ho mandato. Allora, nel terrazzino alla superare di Claudio, i guardi. Guardi, per chi non lo sapesse, era un pittore modenese. Questa l'ho scritta perché mi ricordavo un quadro che aveva dipinto con mio nonno, fratello in casa sua, dove abitavamo noi in Giattore a Modena, e c'era un terrazzino che dava, dalla parte opposta alla ghirlandina si vedeva tutta Giattore. E lui disegnò questo quadro nel terrazzino di casa di mio nonno, direi prima della Seconda Guerra Mondiale, durante una giornata di festa, infatti lo disegnò con tutti i fuochi d'artificio. Un quadro che a me piace molto, con una cornice incredibile che a mia moglie fa schifo, ma riesco a mantenerla lì così, ancora così. I guardi. Eccolo lì, fare tanta mostra
di se stesso. Lo vedo, lo osservo, lo tengo d'occhio. È appeso alla parete e sta lì, immobile. Ma a guardarlo, a modo, sembra vivo. Quasi quasi si percepiscono gli scoppi, botti, simili. I fuochi artificiali illuminano i tetti di una Modena prebellica, ancora felice. Una Modena che ancora non sa che da lì a poco udirà gli stessi sibili, gli stessi botti, gli stessi scoppi, ma saranno fuochi di morte e di distruzione. Mi sembra di sentire le risate di mio nonno e di Gualdi, il pittore che sta immortalando la scena dal terrazzino di casa nostra in via Torre, perdersi in quella notte di festa che non ritornerà mai più. Chiaramente mi sono dimenticato anche gli occhiali, ma in meno. Allora, Nebbia, su Alba Rosata di Claudio Sgarbi. Quando è fitta, è impenetrabile. Lievita dal terreno, si insinua ovunque, avvolge, circonda, avviluppa, abbraccia, come una pellicola, le cose, gli animali, la natura e noi. Ricopre tutto, un manto vattato che attutisce ogni suono, e il mondo diventa grigio, umido, impalpabile, quasi invisibile, lontano, e ci passa sul viso come una carezza fredda, fredda come la morte. Corpo e anima su Senza voltarmi di Lella. Eccoci qui, sospesi in questo corpo, in attesa che qualcosa di diverso accada. Intanto il tempo passa, inesorabile, e si avvicina l'ora, l'ora in cui abbandoneremo questo involucro e la nostra anima, finalmente libera, pagherà per l'aereo alla ricerca di quella felicità che abbiamo inseguito per tutta la nostra esistenza e di cui ora, finalmente, potremo godere. Allora, questa dedicata sul Poggio di Claudio. Non è una poesia, è un raccontino, si intitola Il Prete, è dell'ultimo libro che sto scrivendo, che ho quasi finito, che pubblicherò l'anno prossimo, penso prima, lo metterò fuori per l'estate. È una serie di, sono 100 raccontini brevi, pagine di vita vissuta, dal giorno della mia nascita al giorno del mio 13° compleanno. Quindi si intitolerà Grob 013 come Benetton 012, che è un po' copiato. E la caratteristica è che sono tutti scritti come se io fossi lì a parlare in quel momento, quindi non visti da adesso ma visti da allora. Il Prete, Medolla, gennaio 1963. Il papà non mi manda a scuola, sono troppo piccolo, ho ancora 5 anni, ma mi manda lezioni private della signorina Ghisadini. Oggi abbiamo affrontato le vocali, meno male, ero stufo di fare le aste. Passata l'ora, adesso aspetto che la mamma venga a prendermi, ma non so cosa fare. Quindi seguo la signorina Ghisadini in giro per la sua casa. Fuori è freddo ed è già buio, ma qui si dà proprio bene. La legna dei camini scoppietta e fa un bel caldino. Osservo la mia maestra personale mentre si piega davanti al fuoco e con una paletta di ferro raccoglie delle braccia. Incuriosito vado con lei fino in camera da letto, dove versa il contenuto rovente in un altro contenitore di ferro che si trova al centro di uno strano telaio di legno, che sembra un'automobile con il muso davanti e di dietro a punta, ma senza la mira. Poi solleva le lenzuola, adagia l'aggeggio in mezzo al letto e ripone le lenzuola sopra di esse. Io sono a bocca aperta. Lei mi dice seria, è un prete. Io spalanco anche gli occhi, incredulo. Allora mi spiega che quando lei andrà a dormire, lì sotto ci sarà caldo. Quella sera a casa mia chiedo alla mamma, come mai noi non abbiamo i preti in casa? Lei per un attimo mi guarda stranita, poi si mette a ridere. Noi abbiamo la stufa.
abbuffata su Attrazioni giallo di Elisa Bergolini. A tavola chi ce la fa, bis. Chi non ce la fa più, bis. Una cosa alla Claudio Verdi, decisione spiritosa. L'anima su figura di Elio, che corpo resta attaccato alle ancestrali radici, chi anima abbandona l'involucro, involandosi lontano da tutti. Mentre tutti restano a bocca aperta, l'anima si gira e osserva il proprio corpo vuoto e gli altri corpi ancora pieni, silenti, attoniti, invidiare tronfi di rancore chi ha avuto il coraggio di evolversi. Un po' di colore su Trasparenze in giallo, verde di Elisa. Guardo le tele appese al muro, immagini nitide, piene di allegria, piene di vita. Guardo dalla finestra spalancata davanti a me, immagini sfocate, fuligginose, tinte smorte sui toni di grigio, tinte inesistenti di vita scialba. Guardo quel mondo amorfo, non rispecchia la mia natura, sento bollire rabbia dentro di me, chiudo gli occhi, mi tuffo nel vuoto, una grossa macchia rossa, finalmente un po' di colore. Le parole su il mazzettificio di Lella, che prima o poi mi spiega che cavolo è questo mazzettificio proprio. Io conosco le mazzette che sono quelle che ci passano a certa gente, io non ho mai visto un mazzettificio, che è la roba qua. Le parole scritte, dette o buttate al vento sono armi terribili. Tagliano, segano, feriscono, bruciano, colpiscono, perforano e uccidono, ma sono anche gioia, piacere, felicità, serenità, amicizia, bellezza e amore. Siamo noi che spesso non le sappiamo usare. Per la vostra gioia, l'ultima, acacia su fiori di Elio. Mi guarda languido, un rametto di acacia, spezzato. Lo raccolgo con gentilezza, reggendolo fra le dita. Lui non punge, ma mi restituisce un'umida carezza che mi bagna la punta del naso e mi dona una dolce fragranza inebriante. Lo metto a dormire in un vasetto pieno d'acqua. Gli auguro buonanotte. Al mio risveglio la casa è profumata. Lui è esanime, afflosciato attorno al vasetto, vuoto. Grazie. Va bene. Noi abbiamo usato il tempo. Abbiamo finito, per cui mo fate quello che vi pare. Due parole della Lella. Posso dire? Può dire. Parola alla Lella. Grazie. Grazie per tutte le dediche che mi avete fatto, che mi spingono a leggere le mie opere in tante altre maniere. Vi dedico qualcosa di non mio, che però mi sembra per voi. Tratto dal poema epico di Nonno di Panopoli, ultimo poeta ellenico, e Dionisia, che è il titolo del poema. In questo poema lui fa una descrizione di che cosa sono le lettere scritte e i segni alfabetici, che sono il vostro pane quotidiano. La descrizione è questa: modello inciso di un silenzio che non tace. Bello e profondo, non bello impossibile almeno.
Allora, vi è arrivato un messaggio, vi saluta tutti Claudio Reverberi, che rimane a casa con il suo piede dolente e gli fa male boia, quindi non viene stasera alla cena. Ottimo. Per il resto, adesso penso che Renzo comincerà con il partire sono. Sono le trattate perfette, l'ora giusta per cominciare. Chi vuole fumare vada fuori a fumare, chi vuole sedersi si siede, fate quello che vi pare, che fra un po' si mangia. Grazie. E poi ci risentiamo per le baggianate di questo scritto qua. Facciamo un ringraziamento. Quale me, quale di quadro, sì, tutte e due. Ringraziamento a Fabrizio Buzzi di Varese, che è venuto apposta qua aspettando la mezza per suonare per voi. Okay. Grazie anche a mio nipote Riccardo Loganti, che gentilmente mi ha permesso di usare la strada, lui di usare la chitarra. Grazie. Canzone per Femminile Sacro di Lella Casolari. Come improvviso vento ti ho sentito addosso. Hai ballato sul mio giorno per tutto il tempo, improvviso come un cielo di pioggia. Mi canti tra i pensieri e l'attimo di sole, mi canti sulla rosa di maggio, sul profumo di un colore scuro, sui giorni che corrono veloci e non lasciano un saluto. Mi canti tra il profumo acceso tra le mie mani e tutti i denti della sera. Sai toccare la mia mano anche se giochi ogni giorno su strade di distanza, acqua limpida dove scendono le stelle. Io ti ritrovo lì fino all'ultimo grido. Mi canti come la nostalgia di un domani aspettato, come l'unica rosa che mi bacia gli occhi. Mi canti l'amore dell'infinito, lontano stanotte come ogni notte, mi baci sulla porta del vento da un altro silenzio. L'ultima, Verdi, per Trasparenza in verde di Elisa Barbolini. Verdi, i miei occhi. E sono verdi le sere che non ritornano, sono verdi le acque di un mare turchino. Verdi, le colline che dipingeva mio padre, quasi velate di nebbia e lontane. È verde la vita nel silenzio della luna, verde il profumo dell'addio reciso come una rosa in una sera di maggio. Guardo e ti cerco in questo niente con gli occhi di un tempo, verdi. E su questo sipario che ride, io nascondo il tempo del gelo, mentre fuori, oltre la finestra, canta un cielo verde su prati di infinito. Mi perdo con gli occhi di bimba sul colore di un sogno. Piove. Così anche le foglie verdi riflettono bagliori d'argento e un violino accarezza il tramonto
di una sera fratante, bagnata di malinconia. Grazie Giusy. Giacomo, vieni pure qui. Andiamo di rock. Buonasera a tutti. Allora, la prima poesia la voglio dedicare al quadro di Sgarbi, Il Poggio. Mi ricorda il paesaggio tipico delle nostre montagne, in particolare di Fanano e Fiumalvo, famosi per avere queste coperture a piagne, cioè i tetti sia di Fiumalvo che di Fanano sono tutti grigi, non trovate tetti rossi. È obbligo da parte del comune proprio di costruire in quel modo. Sono lastre di arenaria, no? Appoggiate sui travetti e che rendono il paesaggio un po' particolare. Ha questo quadro ho dedicato Frignano, che è una poesia che avevo scritto quando avevo 17 o 18 anni. Dalla vetta del Cimone dominata, il panaro che porta le tue acque lontano, di verde in tanti toni colorata, piccola regione, terra del Frignano. Di cose povere e belle da sempre ricca, laghi d'acque pure, specchi di faggi e abeti. Dall'erba e dai muschi qualche lastra spicca, lamponi e mirtilli ricoprono le tue alte pareti. Piccole paesi, case sparse, vie tortuose, che hanno visto tanta gente emigrare, e dopo il lavoro e vite avventurose ai luoghi mai scordati felice ritornare. Dovunque fontane dai chiari zampilli, dai comignoli fragranza di piatti umili e gustosi. Crescentine, gnocco, borlenghi e tortelli trasformano ogni pasto in momenti festosi. Terre e castelli raccontano la tua storia, piena di artisti e di grandi condottieri. Chi t'ha conosciuto ti tiene in memoria, bella come sei, grazie ai tuoi figli di ieri. A Elio Caterina, la poesia Odissea, ho dedicato una breve poesia che si chiama Vagare senza meta, che è un po' la metafora della nostra vita quando non sappiamo dove andare a parare ma continuiamo a camminare e a fare le stesse cose tutto il giorno. Lungo percorso senza itinerario, irto di ostacoli e di difficoltà, le vele sempre gonfie al vento che ti spinge dove non si sa. Sbarcare ogni volta su terre diverse da quelli del tuo immaginario. E tante sono le occasioni perse che descrivi sempre sul tuo diario. Appare un'altra spiaggia, forse sarà questa la meta? La fede sempre ti incoraggia, ma il dubbio sempre ti inquieta. Al quadro sempre di Elio Caterina, figura, una figura indefinita dei contorni incerti, ho dedicato una mia poesia che si chiama Ombre sul mare. Ho messo male il... Aspetta, ma dovrò... Ok, risolto. Ombre sul mare. Ho provato a immaginare di trovarmi in riva al mare, la tua mano nella mia e restare lì a guardare, lentamente le nostre ombre che si allungano sulle onde e dietro noi all'orizzonte lentamente il sole scende. Puoi tenerti qui vicino fino a che verrà il mattino e tenerti tra le braccia con la sabbia per cuscino, risvegliarti coi gabbiani che già volano lontani carezzando i tuoi capelli dolcemente con le mani. Altro quadro di Sgarbi, Vecchio terrazzino. A me ha ricordato quelle belle cose di una volta.
ho dedicato questa poesia, che è dedicata proprio a quelli che hanno i capelli grigi, e si chiama Grazie ragazzi del secolo passato. La mia generazione è sempre malcontenta, sempre più convinta che non vada bene niente, perché da contentarsi non vuole sentire ragione e ha abbandonato ogni tradizione. La mia generazione pensa all'apparire e senza cognizione spende nel vestire, nelle grosse automobili, nel cellulare, e si trova sempre piena di rate da pagare. Ma se penso a mia nonna, che tira la sfoglia con tanta di quella voglia che fa meraviglia, e se guardo quell'uomo anziano coi capelli color argento, coltiva il suo orto ed è sempre contento. Grazie ragazzi del secolo passato, grazie per tutto ciò che ci avete dato. Bisognerebbe imparare dalla vostra umiltà e venire un po' a scuola per capire come si fa. Grazie ragazzi del secolo passato. Siamo alla penultima, quindi non... Allora, Senza voltarmi, di Lella Casolari, è anche questa dedicata a chi cerca nell'infinito qualcosa che non sa se riuscirà a trovare. Ho dedicato Spiccare il volo. Vorrei mettere le ali e poi spiccare il volo, vedere poi dall'alto se son rimasto il solo, a credere ai principi che la storia ci ha insegnato, a sperare che il futuro sia migliore del passato. Volare tra i pianeti, vagare senza sosta, cercando tra le stelle la solita risposta. Se è vero che la pace e la giusta serenità può darle questa vita oppure l'aldilà. È un dubbio primordiale che resta inappagato, perché dall'aldilà nessuno è mai tornato. Ultima poesia dedicata a quel bellissimo bocciolo che si vede. Il quadro si chiama Attrazioni in giallo di Elisa Barbolini, fotografia. Ho dedicato questa, l'ultimo bocciolo. Stamattina, guardando il giardino, mi sono accorto che gli ultimi non finiscono più, perché ce ne sono sempre, e siamo in gennaio, e siamo quasi in gennaio. Pensate che 3 giorni fa ho trovato dei funghi. È una cosa veramente incredibile. Allora, l'ultimo bocciolo. I colori dell'autunno cambiano aspetto al mondo, le foglie e le viti da verdi a rosseggianti, poi osservi l'acero, d'arancio ed amaranto, e tutte le altre piante, cespugli o d'alto fusto, varianti tra l'ocra e il giallo ed il marrone. Dai cumuli di foglie caduti sul giardino, una rosa dona un ultimo bocciolo che tenta di sbocciare e di aprire i suoi petali, in contrasto con la nebbia prima che cada la neve. Adesso chiamiamo qui Vanna Bassoli. Non se l'aspettava. Oppure ormai è il tuo turno. Per trasparenza in verde, spero che tutti l'abbiate vista, è la foto che è dietro alla colonnina di Elisa Barbolini, ho scritto Impenetrabile. Ti lasci scivolare addosso la vita, gioia e dolore non lasci una traccia, e intanto attraversi come una meteora un attimo di eternità. Per Odissea di Elio, Silvia ha scritto Il viaggio. Sono io la stella che libra nel buio, e il buio avvolge il mio chiarore. Sono l'isola colorata che spazia nel mare, e il frammento che l'acqua soffoca con il suo manto. E nel silenzio sento le grida del mio dolore e vivido il vociare della speranza.
per Odissea di Elio, Roberto Loganti ha scritto rimpianto. Verranno tempi migliori e intanto si rinuncia. E a forza di rinunciare muore anche la voglia. Quello che si sarebbe potuto fare viene rimandato al dire il mai. E intanto il tempo trascorre inesorabile e noi perdiamo i pezzi cammin facendo. Ci ritroveremo poi tutti al mare, sull'ultima spiaggia, consci di esserci smarriti nei gorghi del tempo. Roberto ha scritto anche Mistero per Femminino Sacro di Lella. Immane dolore quando se ne vanno padre o madre. Incolmabile vuoto previsto, inevitabile. La ragione lascia spazio al pianto copioso liberatorio per un addio atteso non accettato. Il mistero della morte incombe sulla vita, ci accompagna mano nella mano fino all'ultimo ignoto respiro. E ancora Roberto Loganti ha scritto per Sonno in equilibri di Elisa, Empatia. Mentre dormi, poso una mano fredda sul tuo caldo corpo nudo, la lascio scorrere sulla liscia superficie, poi la ritraggo, felice di averti carpito l'amore. Allora, adesso i vertici dell'associazione. Paola Morandi, il vicepresidente. Ti ho tenuta a posto in fondo. Grazie dell'onore. Sul quadro di Lella Casolari, Senza voltarmi, tempo. Tempo di lasciare andare tutto e tutti. Tempo di osservare da lontano. Distaccati. Tempo di ascoltare. Una musica che è solo vibrazioni, il cuore che batte, il sangue che scorre nelle vene e la testa fra le nubi. Tempo. Tempo di aspettare. Soli. Immobili. Sul quadro di Elio Caterina Fiori, sfiorire. Dopo aver dischiuso i petali all'ultimo sole e mostrato lo splendore che solo la passione dona, nascondo lo sfiorire dietro a un lungo addio. E posso solo chiedermi quando, quando succederà ancora che un nuovo fiore sbocciando mi dilani il cuore. Sul quadro sempre di Elio, Alba Rosata, Crepuscolo. Già si confondono le ombre nel crepuscolo imminente. Mentre attonita io sento l'infinito che mi avvolge e mai le mie stupide pene, come ora, mi sono sembrate formiche ai piedi di un gigante. Eppure mi tortura senza tregua il cuore. Grazie, adesso tocca a me. Allora, se non avete fatto caso, io l'ho scritta una per tutte le opere esposte, ne ho recuperato una per tutte le opere esposte. Peraltro la Banna si è dimenticata di leggerne una. I guardi sul terrazzino di Claudio. Ma ce l'ho io. Mi so, comunque te lo mandare. Allora, nel terrazzino alla superare di Claudio, i guardi. Guardi, per chi non lo sapesse, era un pittore modenese. Questa l'ho scritta perché mi ricordavo un quadro che aveva dipinto con mio nonno, prendeva in casa sua, dove abitavamo noi, in Giattore a Modena,
c'era un terrazzino che dava dal parte opposta alla ghirlandina, si vedeva tutta la torre, e lui disegnò questo quadro nel terrazzino di casa di mio nonno, direi prima della seconda guerra mondiale, durante una giornata di festa, infatti lo disegnò con tutti i fuochi d'artificio. Un quadro che a me piace molto, con una cornice incredibile, che a mia moglie fa schifo, ma riesco a mantenerla lì così, ancora così. I guadi. Eccolo lì, fare tanta mostra di se stesso. Lo vedo, lo osservo, lo tengo d'occhio. È appeso alla parete, sta lì, immobile. Ma a guardarlo, a modo, sembra vivo. Quasi quasi si percepiscono gli scoppi, botti, sibili. I fuochi artificiali illuminano i tetti di una Modena prebellica, ancora felice. Una Modena che ancora non sa che da lì a poco udirà gli stessi sibili, gli stessi botti, gli stessi scoppi, ma saranno fuochi di morte e di distruzione. Mi sembra di sentire le risate di mio nonno e di Gualdi, il pittore che sta immortalando la scena dal terrazzino di casa nostra in via Torre. Perdersi in quella notte di festa che non ritornerà mai più. Chiaramente mi sono dimenticato anche gli occhiali, ma nemmeno. Allora, Nebbia su Alba Rosata di Claudio Sgarbi. Quando è fitta è impenetrabile. Lievita dal terreno, si insinua ovunque, avvolge, circonda, avviluppa, abbraccia. Come una pellicola, le cose, gli animali, la natura e noi. Ricopre tutto, un manto vattato che attutisce ogni suono. E il mondo diventa grigio, umido, impalpabile, quasi invisibile, lontano. E ci passa sul viso come una carezza fredda, fredda come la morte. Corpo e anima su Senza voltarmi di Lella. Eccoci qui, sospesi in questo corpo, in attesa che qualcosa di diverso accada. Intanto il tempo passa, inesorabile, e si avvicina l'ora, l'ora in cui abbandoneremo questo involucro e la nostra anima finalmente libera. Pagherà per l'aereo alla ricerca di quella felicità che abbiamo inseguito per tutta la nostra esistenza e di cui ora, finalmente, potremo godere. Allora, questa dedicata sul Poggio di Claudio. Non è una poesia, è un raccontino, si intitola Il Prete, è dell'ultimo libro che sto scrivendo, che ho quasi finito, che pubblicherò l'anno prossimo, penso prima, due torni fuori per l'estate. È una serie di, sono 100 raccontini brevi, pagine di vita vissuta, dal giorno della mia nascita al giorno del mio 13° compleanno. Quindi si intitolerà 0013 come Benetton 012, che è un po' copiato. E la caratteristica è che sono tutti scritti come se io fossi lì a parlare in quel momento, quindi non visti da adesso, ma visti da allora. Il Prete, Medolla, gennaio 1963. Il papà non mi manda a scuola, sono troppo piccolo, ho ancora 5 anni, ma mi manda lezioni private della signorina Ghisellini. Oggi abbiamo affrontato le vocali, meno male, ero stufo di fare le aste. Passata l'ora, adesso aspetto che la mamma venga a prendermi, ma non so cosa fare. Quindi seguo la signorina Ghisellini in giro per la sua casa. Fuori è freddo ed è già buio, ma qui si dà proprio bene. La legna dei camini scoppietta e fa un bel caldino. Osservo la mia maestra personale mentre si piega davanti al fuoco e con una paletta di ferro raccoglie delle braccia. Incuriosito vado con lei fino in camera da letto, dove versa il contenuto rovente in un altro contenitore di ferro che si trova al centro di uno strano telaio di legno, che sembra un'automobile con il muso davanti e di dietro a punta, ma senza la mira. Poi solleva le lenzuola, adagia l'aggeggio in mezzo al letto e ripone le lenzuola sopra di esse. Io sono a bocca aperta,
Lei mi dice seria, è un prete. Io spalanco anche gli occhi, incredulo. Allora mi spiega che quando lei andrà a dormire, lì sotto ci sarà caldo. Quella sera a casa mia chiedo alla mamma, come mai noi non abbiamo i preti in casa? Lei per un attimo mi guarda stranita, poi si mette a ridere. Noi abbiamo la stufa. Abbuffata su Attrazioni in giallo di Elisa Bergolini. A tavola chi ce la fa, bissa. Chi non ce la fa più, bissa. Una cosa alla Claudio Verdi, di visione spiritosa. L'anima su figura di Elio, che corpo resta attaccato alle ancestrali radici. Chi anima abbandona l'involucro, involandosi lontano da tutti. Mentre tutti restano a bocca aperta, l'anima si gira e osserva il proprio corpo vuoto e gli altri corpi ancora pieni, silenti, attoniti, invidiare tronfi di rancore che ha avuto il coraggio di evolversi. Un po' di colore su Trasparenze in giallo e verde di Elisa. Guardo le tele appese al muro, immagini nitide, piene di allegria, piene di vita. Guardo dalla finestra spalancata davanti a me, immagini sfocate, fuligginose, tinte smorte sui toni di grigio, tinte inesistenti di vita scialba. Guardo quel mondo amorfo, non rispecchia la mia natura. Sento bollire rabbia dentro di me, chiudo gli occhi, mi tuffo nel vuoto, una grossa macchia rossa, finalmente un po' di colore. Le parole su il mazzettificio di Lella, che prima o poi mi spiega che cavolo è questo mazzettificio proprio. Io conosco le mazzette che sono quelle che ci passano a certa gente, io non ho mai visto che difficile che è la roba qua. Le parole scritte, dette o buttate al vento sono armi terribili. Tagliano, segano, feriscono, bruciano, colpiscono, perforano, uccidono, ma sono anche gioia, piacere, felicità, serenità, amicizia, bellezza e amore. Siamo noi che spesso non le sappiamo usare. Per la vostra gioia, l'ultima, acacia su fiori di Elio. Mi guarda languido, un rametto di acacia, spezzato. Lo raccolgo con gentilezza, reggendolo fra le dita. Lui non punge, ma mi restituisce un'umida carezza che mi bagna la punta del naso e mi dona una dolce fragranza inebriante. Lo metto a dormire in un vasetto pieno d'acqua. Gli auguro buonanotte. Al mio risveglio la casa è profumata. Lui è esanime, afflosciato attorno al vasetto, vuoto. Va bene, noi abbiamo usato tutto, abbiamo finito, per cui mo fate quello che vi pare, due parole della Lella. Posso dire? Può dire, parola alla Lella. Grazie. Grazie per tutte le dediche che mi avete fatto, che mi spingono a leggere le mie opere in tante altre maniere. Vi dedico qualcosa di non mio, che però mi sembra per voi. Tratto dal poema epico di Nonno di Panopoli, ultimo poeta ellenico, e Dionisia, che è il titolo del poema. In questo poema lui fa una descrizione di che cosa sono le lettere scritte e i segni alfabetici.
che sono il vostro pane quotidiano. La descrizione è questa: modello inciso di un silenzio che non tace. Bello e profondo, non bello impossibile almeno. Allora, vi è arrivato un messaggio, vi saluterà tutti Claudio Reverberi, che rimane a casa con il suo piede dolente e gli fa male boglia, quindi non viene stasera alla cena. Ottimo. Per il resto adesso penso che Renzo comincerà con il prepartire sonno. A meno che venga, perché sono le trattate. Perfetto, l'ora giusta per cominciare a parlare. Chi vuole fumare vada fuori a fumare, chi vuole sedersi si siede, fate quello che vi pare, che fra un po' si mangia. Grazie. E poi ci risentiamo per le baggianate di questo scritto qua. Facciamo un ringraziamento. Beh, quasi a me, quasi il quadro, sì, tutte e due. Ringraziamento a Fabrizio Buzzi di Varese, che è venuto apposta qua aspettando la mezza per suonare per voi. Ok. Grazie anche a mio nipote Riccardo Roganti, che gentilmente mi ha permesso di usare la strada, lui di usare la chitarra. Grazie. Di Enio. Mi guarda languido, un ramito di acacia, spezzato. Lo raccolgo con gentilezza, reggendolo fra le dita. Lui non punge, ma mi restituisce un'umida carezza che mi bagna la punta del naso e mi dona una dolce fragranza inebriante. Lo metto a dormire in un vasetto pieno d'acqua. Gli auguro buonanotte. Al mio risveglio la casa è profumata, lui è esanime, afflosciato attorno al vasetto, vuoto. Grazie. Va bene, noi abbiamo usato il tempo, abbiamo finito, per cui fate quello che vi pare, due parole della Lella. Perché posso dire? Può dire, parola alla Lella. Grazie. Grazie per tutte le dediche che mi avete fatto, che mi spingono a leggere le mie opere in tante altre maniere. Vi dedico qualcosa di non mio, che però mi sembra per voi. Tratto dal poema epico di Nonno di Panopoli, ultimo poeta ellenico, e Dionisiache è il titolo del poema. In questo poema lui fa una descrizione di che cosa sono le lettere scritte e i segni alfabetici, che sono il vostro pane quotidiano. La descrizione è questa: modello inciso di un silenzio che non tace. Bello e profondo, non bello impossibile almeno. Allora, vi è arrivato un messaggio, vi saluterà tutti Claudio Reverberi, che rimane a casa con il suo piede dolente e gli fa male boglia, quindi non viene stasera alla cena. Ottimo. Per il resto adesso penso che Renzo comincerà con il prepartire sonno. A meno che venga, perché sono le trattate. Perfetto, l'ora giusta per cominciare a parlare. Chi vuole fumare vada fuori a fumare, chi vuole sedersi si siede, fate quello che vi pare, che fra un po' si mangia. Grazie. E poi ci risentiamo per le baggianate di questo scritto qua. Facciamo un ringraziamento. Beh, quasi a me, quasi di tutti. Sì, tutte e due. Ringraziamento a Fabrizio Buzzi di Varese, che è venuto apposta qua aspettando la mezza per suonare per voi. Ok. Grazie anche a mio nipote Riccardo Roganti, che gentilmente mi ha permesso di usare la strada, lui di usare la chitarra. Grazie.